in un cortometraggio aveva già affrontato il tema della religione, adesso questo film. Come mai è così interessato a questo tema? Perché l'ha voluto affrontare? Il tema della religione l'ho voluto affrontare per due motivi. Il primo perché io ho molti parenti sacerdoti, quindi è una cosa che ricorre molto profondamente nella mia formazione, nella mia storia di quando ero bambino, eccetera. La seconda cosa perché per me è proprio un tema molto cinematografico. E quindi ho sempre cullato il desiderio, dopo quel mio secondo cortometraggio proprio della mia carriera, di fare un film con dei temi cristologici. Insomma, poi alla fine, piano piano, finalmente è arrivata la storia che io ho ritenuto giusta e sono contento così. Una cosa molto bella del personaggio protagonista è che decide di tornare in mezzo alla gente proprio, non si sente insomma di svolgere almeno le sue funzioni a Roma, vuole tornare nella sua chiesa del paese d'origine e stare in mezzo alla gente. È un concetto che viene adesso sdoganato anche per la politica, per esempio, ma poi vediamo che in realtà non sempre la gente vuole che le cose cambino quando uno la vede da vicino. Quindi quanto è importante ritrovare il contatto con le persone del paese reale e quanto poi è difficile in realtà capire anche le loro esigenze e aiutarle anche quando non vogliono? Certamente io sono uno di quelli che, come idea del lavoro mio, sono uno di quelli che va sul campo. È difficile che arrivo in un posto e penso di aver capito tutto. No, io sto sui luoghi di appartenenza di quelle che io ho battezzato tali rispetto ad una storia per farli miei. E facendo questo percorso ho scoperto, almeno sulla mia pelle, che è una scelta importante perché ti dà il senso della realtà. Questo poi alla fine è anche a qualche livello quello che ho fatto fare al mio sacerdote, che entra in questo territorio e cammina, insomma, come una figura molto legata al cammino di Cristo, no? Quindi le anime che si incontrano in territori difficili possono essere di tanti tipi. Il problema del film era decidere di far agire questo personaggio, di farlo prendere le conseguenze eventuali delle proprie scelte. Quindi è un percorso in cui lui va con chi non può rimanere cieco rispetto a quello che vede, e anche per la missione che occupa. Il film, senza rivelare troppo del finale, in realtà diciamo è scoraggiante, perché in realtà anche se c'è la buona volontà di aiutare, poi appunto dicevo, magari non c'è tanto questo desiderio di farsi aiutare, quindi l'importante è comunque provarci. Anche in termini di fede, comunque tentare? Per me in realtà il finale non è un finale così negativo, senza speranza, è un finale che secondo me invece dentro ha molti motivi di speranza. Quello che la gente, secondo me alcuni, vedono in un finale come il mio, del mio film, come negativo o senza speranza, è perché ormai c'è una idea, un concetto nella testa che non si vogliono pagare le conseguenze delle proprie azioni. Allora, se uno non è pronto a pagare le conseguenze delle proprie azioni, tra parentesi, è come che non vuole compierle quelle azioni. Hai capito? Se invece tu stai in un percorso profondo in cui per la certezza, per la non messa in discussione di tutta una serie di elementi, tu decidi di fare delle cose e anche quindi di pagarne le conseguenze, no? Quello in realtà è un motivo di grande speranza, perché hai tolto un elemento fondamentale, quello dell'immobilismo. Però dall'altra parte non puoi pensare di dolerti se le cose poi non vanno dal finale del Mulino Bianco. Cioè, se tu vedi adesso un gruppo di 7-8 ragazzi che stanno malmenando un cane, per dire, e tu decidi di intervenire per salvare quel cane, provare a salvare quel cane,
forse prenderai qualche bastonata pure tu. Capito? Ma hai scelto. Hai scelto che per te era più importante salvare quel cane, per provare a salvarlo. Per me chi fa delle scelte importanti in alcuni territori del mondo dove non ci sono tante alternative. Perché noi nel mondo occidentale abbiamo sempre tante alternative. Ci sono dei posti in cui tante alternative non ci sono. Non è che c'è la terza strada, no, non c'è. Chi vive e lotta e paga le conseguenze eventuali delle proprie azioni cercando di fare del bene, per me ha tutta la mia stima. E quindi la speranza che poi quelle sono le cose che un po' fanno cambiare il mondo. Ormai è risaputo che sia Falcone, che Borsellino, due eroi del nostro paese riconosciuti, ci sono le piazze intitolate a loro. Ormai è riconosciuto che sia l'uno che l'altro sapevano di morire, sono andati avanti, perché non potevano chiudere gli occhi, perché quello che per quello che per la maggioranza delle persone dovevano mantenere un equilibrio, a loro non gli stava bene, pensava che questo equilibrio avrebbe distrutto le nuove generazioni, per ritornare al titolo del mio film, l'equilibrio, e hanno pagato le conseguenze. Poi qui su un tema così ci stanno 10 anime che ti potrebbero dire, stupidi idealisti, che l'hanno fatta a fare. Poi c'è qualcuno che magari dice, senza persone come queste il mondo non andrebbe avanti. Però tutto questo è speranza. Grazie.